tutti ragazzi, andiamo a sentire come funziona questo Mag Signature Sound Crystal Clear. Vediamolo all'opera, vediamo cosa è in grado di fare. Attivo direttamente l'oversampling, vediamo cosa succede. Senza plugin, con e l'oversampling. Non si muove neanche di un millesimo. Mi sembra abbastanza buono l'oversampling. Ora mettiamo il basso, proviamo a sentirlo. Input, senza, vedete come, guardate con e guardate senza il plugin i picchi dove vanno. Guardate, sono solo 5,4 decibel dei 30, quindi vuol dire che lavora parecchio, stiamo attenti a dosare questo input. Proviamo col crystal. Ci sono molte mediose. Abbiamo tolto le mediose, seppur il volume rimane circa quello. Senza, no, un po' è calato in realtà. Proviamo con lo sheen. Proviamo l'iPass filter. Mix, suono originale, molto medioso, abbiamo perso un po' di volume come avete visto perché abbiamo tolto col crystal le mediose, proviamo a ridargli un po' di volume. Il gain staging deve corrispondere, ricordate il discorso che vi ho già fatto. Senza, senza, devo dire che è notevole il cambio, è come se avessimo equalizzato, in realtà aggiunge un po' di frizzantino, un po' di armoniche, eccitatore d'armoniche, e nello stesso tempo cambia il rapporto tra basse, alte e medie, è questo in pratica quello che fa.
anche sul piano. Crystal clear. Attiviamo anche qui l'oversampling e proviamo input. Guardate ragazzi, ha schiacciato completamente. Senza. Con. Proviamo col crystal. Quindi l'input dà la saturazione, più o meno. Più spingiamo, più satura. E l'abbiamo visto. Crystal toglie le medie. Sheen fa un discorso, come abbiamo visto in Plugin Doctor, circa come l'input, va a piegare e creare quella curva, quel gomito sulle basse. Gli va a ridare in pratica un po' di basse. High pass filter toglie le bassissime. Abbiamo perso un po' di volume, dobbiamo ridarglielo. Senza. Abbiamo tagliato troppo. Senza. Con. Proviamoli tutti e due. Lavora bene però ragazzi. Eccitatore, ma nello stesso tempo saturatore, ma nello stesso tempo anche pulisce il suono, quindi ci fa da saturazione ed equalizzazione, o almeno una pre-equalizzazione. Disattivo tutti e due. Non mi dilungherei ulteriormente, anche perché ve l'ho fatto vedere, è questo. 6 potenziometri, oversampling e bypass. Molto semplice, molto intuitivo, ma molto funzionale, devo dire. Ragazzi, vi saluto, alla prossima. Ciao!